1852, l'incredibile storia della prima spedizione missionaria italiana. Sorella Papua, perché non parli? Voglio ascoltare i tuoi sogni spezzati, le razzie, l'immensità australe. Non disperda il tuo lamento. Sorella Papua, perché non piangi? Inquieta la nostra distanza. Non temere. Ricordati, siamo famiglia. Sorella Papua, perché non mangi? Il tuo corpo lacerato è ferito cimitero, eppure vivo, abbondante, generoso ancora. Sorella Papua, perché non canti? È vero, noi abbiamo perso la melodia delle api, ma tu conosci gli spartiti del vento e il mormorio silenzioso di Dio. Papua Nuova Guinea. Un uomo cammina lungo il fiume Sepik. È preoccupato. Quel fiume è tra i primi al mondo per portata d'acqua e proprio lì sta per sorgere una nuova grande miniera d'oro. Non può certo essere fermata, lui lo sa. Troppi anni di investimenti, troppi studi di fattibilità, troppi interessi in gioco. Le domande che si fa sono semplici. Che fine faranno le scorie radioattive? Come evitare che finiscano nel grande fiume e compromettano la vita di migliaia di persone che vivono lungo le sue sponde? In Papua i tassi di deforestazione sono tra i più alti al mondo. Il 60% della popolazione non ha accesso all'acqua potabile e intanto l'oceano sale. Gli effetti dei cambiamenti climatici a queste latitudini non sono filosofia o ipotesi disfattiste, ma realtà. Qui ci sono i primi profughi climatici riconosciuti e quell'uomo lo sa, lo vede ogni giorno. Vede sparire case, scuole, orti, piante di cocco, via. Inghiottite dall'acqua, che sale di 7 mm l'anno, poco si dirà, è il doppio rispetto al resto del mondo. La gente, la popolazione locale, si ritrova disperata. Non sa più dove andare, perché la terra laggiù non è un fatto privato, ma è un fatto ancestrale. E perderla vuol dire diventare nessuno, diventare straniero. I conflitti per la terra in Papua sono tra i più sanguinosi del Pacifico. È chiaro dunque che quell'uomo sia preoccupato. Lui non è un ambientalista, non è un politico, un antropologo. È un missionario del PIME. E mentre si prende cura delle comunità cristiane che gli sono state affidate in quelle terre, sa benissimo che Vangelo e indifferenza a quello che ci capita intorno non possono andare d'accordo. Non può permetterselo. C'è una storia che lo precede. E per lui è una storia fondativa. 170 anni fa, i suoi confratelli sono sbarcati proprio in quelle isole e fu la prima missione del PIME.
anche loro erano andati dall'altra parte del mondo per annunciare un finale diverso. E quel filo non si è mai spezzato. Quella memoria è ancora viva, presente. Quella storia, iniziata nel 1852, ancora oggi anticipa il futuro. Estate 1845. Un piccolo gruppo di seminaristi organizza una gita in calesse alla Certosa di Pavia. Tra questi ci sono Giovanni Battista Mazzucconi e il suo amico Carlo Salerio. Vi si fermano alcuni giorni e, oltre ad ammirare l'arte di questo splendido luogo di preghiera e riposarsi nella quiete, hanno occasione di incontrare e di poter parlare a lungo con il priore francese padre Théodore Souprier, che si è fatto certosino dopo essere stato in India con le missioni estere di Parigi. Egli rivela a questi giovani il suo desiderio di veder nascere in Italia un seminario per le missioni estere. Racconta della sua vita in India, li affascina con le esperienze fatte tra popoli lontani, il bene compiuto, il bene ricevuto. I seminaristi ne rimangono ammirati e affascinati, Giovanni e Carlo in maniera particolare, così che, rientrati nel loro seminario di San Pietro Martiri a Monza, iniziano un'intensa corrispondenza con il priore. Come mai in Italia non c'è ancora un istituto che prepari i sacerdoti desiderosi di andare in missione? La domanda di padre Souprier raggiunge il loro cuore come una bomba a orologeria. Si sentono interrogati personalmente. Giovanni comincia a coltivare dentro di sé questo sogno e, per portarsi avanti, si mette a studiare le lingue straniere. All'inglese aggiunge il francese e il tedesco, però non parla ai compagni della sua vocazione missionaria per non correre il rischio di essere frainteso. Preferisce rimanere in silenzio. Ma il silenzio per Giovanni è un abito spirituale, come annoterà nei suoi diari. Il silenzio è utile, perché quando tacciamo noi è facile che ci parli il Signore, e se ci parla è facile l'udirlo, e se udiamo la sua voce è facile seguirla, perché chi tace mostra di avere poche cose da dire sulla terra e quindi di essere più spedito e pronto per quelle del cielo. Il silenzio è necessario per conoscere se stessi, perché quando noi, non per natura malinconica, ma per elezione e per virtù, tacciamo, allora le nostre potenze interne, il nostro pensiero, si concentra sopra se stesso
esercita tutta la sua energia nel conoscere le sue tendenze, le sue inclinazioni, i suoi sentimenti. Ma tu sei matto. Le tue indie sono qui. Questa è la risposta che Giovanni riceve quando deciderà di rompere questo silenzio e confidare al suo direttore spirituale il desiderio di diventare missionario. Un colpo durissimo, che però non lo abbatte. Quella risposta in realtà non era del tutto fuori luogo. La Lombardia e l'Italia erano ad una svolta decisiva della loro storia. I tempi nuovi avevano creato sensibilità per le libertà costituzionali, la democrazia, l'unità del paese sotto un unico governo. C'era nell'aria qualcosa di eccitante che faceva presagire avvenimenti insoliti. Presidiata da 18.000 austriaci, era in fermento. Ogni giorno incidenti tra milanesi e truppe d'occupazione. Ci scappava sempre il morto, o più di uno. Lo scontro pareva inevitabile. La scintilla scocca nella primavera 1848. Il 13 marzo a Vienna scoppia la rivolta del popolo austriaco. La gente vuole libertà, democrazia. Metternich, il famoso ministro reazionario protagonista del congresso di Vienna del 1815, è costretto alla fuga. Ma il tempo di Metternich è tramontato per sempre, anche in Italia. Marzo si raduna una grande folla di popolo in piazza del Duomo a Milano. Si dirige verso la sede del governatore austriaco per chiedere le riforme costituzionali. Ci sono anche il podestà Casati e l'arciprete del Duomo, Monsignor Opizzoni. La polizia all'ingresso del palazzo spara ad altezza Duomo. Le celebri cinque giornate di Milano hanno inizio. La folla infuriata invade la residenza del governatore. Il potere passa al generale Radeschi, che deve riportare l'ordine in città. Il popolo reagisce sulle strade, rizzando barricate che difende a fucilate. Sparando dai tetti e dai balconi delle case. Persino dalle guglie del Duomo. Il nemico è costretto alla fuga. È il 22 marzo 1848. Successo intanto in seminario. All'inizio gli studenti si erano organizzati per curare i feriti, provvedere di cibo e acqua i combattenti, aiutare i profughi che si erano rifugiati anche in seminario. Salerio, Mazzucconi, anche altri che poi sarebbero diventati missionari, si attivano in questa opera di carità. Ma il terzo giorno dell'insurrezione anche loro si ritrovano in strada, anche loro lì ad erigere barricate sotto il tiro austriaco. Addirittura più avanti, Carlo Salerio e altri compagni, tra cui molti futuri missionari del PIME, nel contesto della successiva prima guerra di indipendenza, si arruoleranno nel battaglione degli studenti lombardi. Thank you.
Li rammento ancora, quei poveri volontari. Scrive il Visconti Venosta, testimone oculare di quei fatti. Malvestiti e maldisciplinati, e quel battaglione di studenti e di seminaristi ai quali non s'era data neanche una propria divisa militare. Li avevano vestiti con certe giubbette ridicole trovate nei magazzini delle guardie austriache di polizia. Quei bravi giovanotti, che erano il fiore degli studi e delle speranze, per un concetto ideale ma imprevidente, partivano riuniti tutti in un medesimo corpo, cosa che avrebbe reso più grave la sciagura, se non la guerra, quel battaglione fosse stato colpito da un disastro che lo avesse in gran parte distrutto, annientando ad un solo colpo tante vite sulle quali la patria sperava. Andai anch'io a vederli partire. Partivano tra gli evviva, tra gli abbracci, tra le lacrime delle famiglie che li attorniavano e li baciavano. Era uno spettacolo, come tutto a quel tempo, pieno di poesia e di imprevidenza. Eppure Giovanni Mazzucconi, il suo più intimo amico, non c'era. Fece una scelta diversa. Finché si trattava di curare i feriti, aiutare i senza tetto, portare acqua, viveri, si impegnò come tutti gli altri senza badare a fatiche. Ma quando il seminario chiude, lasciando liberi i seminaristi di scegliere in autonomia che cosa fare, Giovanni decide di tornare alla casa paterna a Rancio di Lecco per terminare gli studi. È una sorta di pacifista ante litteram, come scriverà in una lettera ad un suo amico. Il dio della pace, l'agnello mansueto, svenato senza lamento, cosa direbbe ora che si dà la morte a un nostro simile? Siamo certi che nessuna di quelle armi verrà contaminata. Siamo certi che il piombo infuocato non recherà ad alcuni addirittura gioia nel vedere il fratello morire. Abbraccia nella tua carità tutta la terra e tutti gli uomini, giacché siamo tutti egualmente figli di Dio e un giorno tutti ci dobbiamo trovare in una vita, in un amore, in un'allegrezza immortale. I due si compensavano a vicenda. Salerio era uomo di azione, così come Mazzucconi era uomo di riflessione. Ma ad entrambi, come si vedrà, di certo non mancherà il coraggio. Nel mio caso si è manifestato in modo repentino. Che cosa? Ma la voglia di fermarsi, mollare tutto e partire. Cos'altro? Certo, quel bisogno di uscire dal mondo e raggiungere un altrove può essere interpretato in molti modi diversi. Sta di fatto che da un giorno all'altro ti rassegni e cominci a riempire la valigia, manco avessi capito che ti piaccia o no. È giunto il momento di rimettersi in marcia e di regredire alla fase nomadica. Già, fai le valigie, solo che non sai dove andare. È come se ti impennacchiassi per un ballo di gala, pur sapendo che è appena stato cancellato. Avrò visitato qualche centinaio di siti web.
portali per viaggi organizzati, brochure governative, semplici schermate piene di informazioni o di resoconti messi in rete da altri escursionisti. Ma il problema del viaggiatore moderno è che non sa più dove andare. Ormai l'intero pianeta è diventato un'installazione turistica e ovunque si vada resta in bocca il saporaccio del simulacro. Ho cercato in lungo e in largo, ma uscire dal mondo sembrava impossibile. I viaggi moderni sono come il fast food. Rapide escursioni mirate, senza un briciolo di magia. Il turismo ha trasformato il pianeta in uno spettacolo uniforme e noi, in perenni estranei, condannati a ciondolare nell'imitazione dell'imitazione del posto che un tempo avremmo voluto visitare. Vorresti partire, ma non sai per dove. Vorresti strapparti da dosso i panni di quello che sei diventato, un turista, e tornare quello che eri, un viaggiatore. Mi decisi così per la Papua Nuova Guinea, perché non c'è nulla che l'Occidente ami come un paradiso perduto. Nulla che gli ricordi più da vicino l'utopia. Questo scrive Lawrence Osborne nel 2006 pubblicando Il turista nudo. È un libro nel quale racconta della sua ricerca, esigenza di incontrare un altrove, di andare oltre gli estremi confini del turista e del viaggiatore. Un luogo dove tornare a essere nudi, pronti all'incontro vero con ciò che è altro, che è ignoto, con ciò che possa far fermentare la nostra coscienza. Ebbene, quel luogo nel mondo, per l'autore, si trova in Papua Nuova Guinea. Ancora oggi, dunque, nell'epoca della globalizzazione, la Papua Nuova Guinea è sinonimo di paradiso perduto e terra dell'utopia. Immaginate quella terra, cosa doveva essere 170 anni fa, quando i missionari del Pime la scelsero come loro prima destinazione. ...1850... I tempi sono maturi. Dopo la decisione di Papa Pio IX di comunicare ai vescovi della Lombardia la volontà di realizzare proprio a Milano un seminario per le missioni estere, padre Angelo Ramazzotti, allora oblato di Rho, che già desiderava realizzare una simile istituzione, passa all'azione e dà forma al progetto. Come sede mette a disposizione una casa di famiglia a Saronno, ereditata dal padre, dove il 30 luglio 1850 arrivano, accompagnati dallo stesso Ramazzotti, divenuto vescovo di Pavia, anche Carlo Salerio e Giovanni Mazzucconi, che possono vedere finalmente coronato il loro sogno di diventare missionari. Nasce il Seminario delle Missioni Estere, dal quale avrà vita nel 1926 il PIME. Thank you.
Ad attenderli ci sono già Don Paolo Reina, già con loro in seminario, e Monsignor Giuseppe Marinoni, il primo direttore del seminario. Il clima era quello di una famiglia. Erano pochi. Mangiavano insieme, pregavano insieme, discutevano insieme su quello che sarebbe dovuto essere un istituto missionario, il primo in Italia. Vennero scritte le prime regole alle quali concorsero non solo i superiori, ma anche gli alunni in un clima di dialogo e di confronto. L'idea forte era quella della missione, cioè portare il Vangelo ai popoli più derelitti, barbari, più lontani e dimenticati. Un linguaggio enfatico che naturalmente risentiva anche della cultura dell'epoca. Andare in missione nel XIX secolo era veramente un'avventura. Era il secolo in cui, dopo la decadenza generale delle missioni del secolo XVIII, la Chiesa lanciava piccoli drappelli di missionari sulle nuove vie percorse da esploratori, colonizzatori, avventurieri, mercanti nel mondo extraeuropeo che allora si stava aprendo. Il missionario, in epoca di letteratura romantica, era circondato da un alone di eroismo, di coraggio, da un'immagine dinamica, infaticabile e quasi sovrumana. Come scrisse Chateaubriand, già diversi anni prima del Salerio, il missionario era apostolo di Cristo, ma anche civilizzatore, costruttore, pioniere, padre, guida, artefice della missione in mezzo a mille difficoltà e a popoli considerati primitivi e selvaggi. Certamente c'era molto idealismo e sincera dedizione. Una missione vergine, tra popolazioni che vivevano su isole non conosciute e inesplorate. La possibilità reale, in Melanesia, di andare tra i popoli più lontani e abbandonati. Tutte caratteristiche che infiammavano gli animi di Mazzucconi e compagni. Certo, il superiore Monsignor Marinoni era preoccupato, e non era l'unico. Meglio altre destinazioni. Meglio iniziare con qualcosa di più semplice, di più gestibile. Ma gli alunni insistono. Salerio, di carattere impetuoso, fortemente affascinato di annunciare il Vangelo nei mari del sud, prepara una memoria per Marinoni e i vescovi lombardi, nella quale spiega, a nome anche degli altri confratelli, la ferma volontà e il desiderio di essere inviati in Oceania. La missione dell'Oceania è tra le più difficili. Se abbiamo paura di imitare gli apostoli, accusiamoci di debolezza e di poca fede. La missione oceanese è tanto dura che altri non la vollero. Lodiamo il Signore che così serbava il campo alle nostre fatiche. Si annunziano pericoli e morti disastrose, tanto meglio. Il sangue dei martiri fu sempre la speranza della Chiesa. Thank you.
c'era poco da fare. Di fronte alla volontà così decisa dei suoi alunni, anche Monsignor Marinoni dovette appoggiarli prima davanti ai vescovi lombardi e poi alla Santa Sede. Ma proprio il Papa, quando i giochi parevano fatti, sembrò proporre altre mete, quali Ceylon, l'attuale Sri Lanka, o l'isola greca di Corfù. Vi immaginate, fare i missionari a poche ore di navigazione dalla Puglia e per di più tra i cristiani ortodossi. Una vera beffa. I giovani erano disposti ad obbedire qualora il Papa li avesse voluti altrove, anche se il malcontento era evidente. Salerio annota in quei giorni con sofferenza: il nostro cuore viene ancora vivamente amareggiato ogni qualvolta pare che si voglia allontanare dall'Oceania la povera opera del nostro ministero. 2 dicembre 1851. Giunge a Milano, dove nel frattempo si è trasferito il seminario per le missioni estere, una lettera da Roma. Il campo della missione sarà la Melanesia e la Micronesia, da meglio definire con i padri maristi che si trovano in quei territori. Così il 16 marzo 1852 l'arcivescovo di Milano consegna il crocifisso ai padri Paolo Reina, capo della spedizione, Giovanni Battista Mazzucconi, Carlo Salerio, Timo Leone Raimondi, Angelo Ambrosoli e ai fratelli catechisti Giuseppe Corti e Luigi Tacchini. La missione Oceania 1852 stava per cominciare. Il mondo, con ragione, si lamenta che nel nostro secolo gli uomini cercano solo il proprio interesse, che non curano se non il loro vantaggio individuale. Ebbene, importa dunque molto, o giovani, poter dimostrare al mondo che la religione di Gesù Cristo seppe introdurre una grande eccezione a questa regola, divenuta generale. Con queste parole, nel marzo del 1852, Giovanni Mazzucconi salutò per sempre i suoi concittadini di Rancio di Lecco, prima di partire missionario per l'Oceania, la meta della prima esperienza del nascente seminario lombardo per le missioni estere, il futuro Pime. Giovanni, insieme al suo amico fidato Carlo Salerio ed altri 5 missionari ambrosiani, sono pronti a salpare dal porto di Londra il 10 aprile del 1852. Ad aspettarli c'è il Tartaro. È una goletta di 700 tonnellate, sulla quale avrebbero navigato per oltre 3 mesi e mezzo tra le burrasche oceaniche. Dai loro diari di bordo e dalle lettere che invieranno poi ai familiari in Italia, possiamo ricostruire in parte la loro avventura. Fra poche ore vedremo allontanarsi la terra. Fra noi e gli abissi del mare non vi sarà più che un pezzo di legno. Ma anche per tutti gli uomini, fra il tempo e l'eternità, vi è di mezzo anche meno. Quello che ce ne separa è questo fragile corpo, che non è di legno forte, ma di carne fragile. Io spero che questo rimanere 4 o 5 mesi, così, sempre sospesi ed ondeggianti tra il cielo e l'abisso, mi farà molto bene. Mi darà un'idea giusta della grandezza di Dio che spazia per i campi infiniti e della sua bontà che si prende cura e governa la punta d'una povera nave che va cercando il suo porto.
sentirò in modo particolare di essere nelle mani di Dio. E nelle mani di Dio si sta bene. La goletta a vela, lunga 70 passi e larga 14, ospita 130 persone e 400 animali, galline, galli, porcelletti, pecore e per il latte anche una giovenca. Queste povere creature diventano a poco nostro cibo e bevanda. Ogni giorno abbiamo cibo fresco, pane freschissimo, latte eccellente e acqua in abbondanza. Il folgoroso spettacolo della fosforescenza del mare mi tornò nuovissimo e degno sicuramente di essere notato. Le onde scosse dal vento o altro danno una vivissima luce, precisamente come un mazzo di zolfanelli strofinati nelle tenebre. Così, d'intorno al nostro bastimento, sembra ardere un incessante fuoco. Nella sua pienezza lo spettacolo fu brillante. Non distinguevo più se fossero stelle o acque. Sembrava di navigare in cielo, tra sfere, stelle, pianeti. C'era del comico per quel vedere tutte le cose. Bauli, tavolini, cassette, vasi. Ogni oggetto cadere e rotolarsi per la stanza e andare intorno come se fossero vivi. Ma le peggiori disgrazie succedono in cucina. Il povero vecchio cuoco capitombola da una scala, si ammala e non ha più un successore. La mensa era una commedia tutta da ridere. Immaginatevi una tavola di sbrigliati ubriachi, benché nessuno lo fosse. Piatti, bottiglie, stoviglie scorrere di qua e di là. Vi è chi ha ricevuto il piatto in volto, chi ne è rimasto ferito. Questi afferrato a un pilastro, quello aggrappato a un tavolo, quell'altro a un'imposta. Non si può meglio gustare, né meglio si comprende quanto è grande il sentimento religioso, come trovarsi tra cielo e acqua in continuo pericolo che quel vento che ci spinge, si volga in contrario e ci metta a dormire in acqua. Io ero tornato sul mio letto, quando ad un tratto si ode come un pieno colpo di cannone sfiancarsi letti e quant'altro si aveva affrancato alle pareti. Ancora si arrovesciava la nave sul fianco destro, io gettato dal mio letto, gli altri precipitati a terra sul suolo, tutto sotto sopra, casse, bauli, ogni cosa. Acqua a diluvio, di sotto, di sopra, dalla porta. Balzo in piedi con immane sforzo. Apro la porta a cui erano ammucchiati tanti oggetti rovesciati e fuori raccomando il mio spirito al creatore se il momento è giunto. Era terribile a vedersi il terrore di tutti. Il capitano mi invitò a salire, il ponte, la sala, le cabine superiori inondate in modo che il secondo capitano dovette nuotare e trovare una corda per tenersi sul posto. Dapprima si temette che la nave avesse urtato contro uno scoglio. Invece era un flutto mostruoso che, battendo impetuosamente di fianco la nave, vi schiantò la parete, benché triplice, coperta di rame, allagando tutto. Si riparò l'apertura, il bastimento si riequilibrò e si attese a riparare in qualche modo un'antenna con una piccola vela a poppa. Difatti, non avendo più né alberi né vele, non si poteva viaggiare. Noi, grazie a Dio, eravamo tranquilli. Avevamo niente da perdere, molto da guadagnare. Salimmo sul ponte. Il giorno si era fatto sereno e il mare più tranquillo. Io non vi dirò che cosa sia vedere il sole risplendere sulle rovine di un bastimento poco meno che naufrago. Vedere quei pezzi di corde e di antenne, carrucole solite a correre, a volare per l'aria, vederle sul suolo senza movimento, senza vita. È uno spettacolo che tocca, ma che fa bene.
e dico la verità, lo augurerei a molti. Si sente come siamo nelle mani di Dio, come Egli con un soffio può disperdere le cose meglio disposte. A me non è rimasta altra idea se non che i pericoli fanno bene. I pericoli di questa povera vita ci danno molta forza per superare i pericoli più gravi dell'altra. Il Tartaro raggiunge Sydney il 26 luglio del 1852 con 3 sole vele delle 20 che aveva alla partenza e con 4 marinai mancanti perché scaraventati in mare dalle tempeste. Ma le avventure della missione d'Oceania erano appena cominciate. Giunti a Sydney, i missionari scoprono subito di non essere gli unici italiani presenti da quelle parti. In quegli anni la scoperta dell'oro negli stati del Victoria e dell'Australia occidentale attrasse nuove emigranti da tutto il mondo e tra loro anche molti italiani. Al primo censimento del 1881 erano quasi 2000 i cittadini nati in Italia e residenti in Australia. La maggior parte erano minatori, taglialegna. La febbre dell'oro era il vero motore sociale di quelle terre e anche i nostri missionari se ne accorsero immediatamente. Padre Carlo Salerio ce ne ha lasciato un vivace ritratto. È una sufficiente città che va crescendo, ma non merita paragone con le città europee. Qui si trova oro in quantità e si trascura un aromatico terreno. Costa tutto enormemente. Le miniere d'oro spopolano questa città e i capitani di navigli disperano perché non trovano marinai che disertano e i loro viaggi restano sospesi e impossibili. Tutti all'oro, tutti alle miniere. Dio solo conosce il fine per cui succedono queste fasi nelle quali l'uomo spiega tanto e tanto legalmente la sua avara avidità. Anche Mazzucconi in quei giorni fa considerazioni amare. Si rammassa gente da tutte le parti. Si fanno venire a mille i cinesi e in mezzo a tanto moltitudine, non essendovi nessuna idea di religione, né in chi comanda, né in chi deve obbedire, è impossibile enumerare gli enormi delitti di oppressione, di rivolta, di tradimenti, di omicidi, di barbarie che si commettono. I giornali traboccano di fatti di un'atrocità mostruosa. Purtroppo, a distanza di 170 anni, dobbiamo riconoscere che ancora molte ingiustizie vengono perpetrate in quelle terre. Laggiù oggi non è più solo l'oro che attrae, corrompe, inquina. Si cercano anche altri materiali, materiali preziosi come il rame, il nichel, l'alluminio, il manganese, lo zinco, il litio, il cobalto, utili a costruire gli strumenti elettronici di cui è circondata la nostra esistenza. Proprio in Papua Nuova Guinea si sta sperimentando un nuovo, pericolosissimo processo estrattivo. Si chiama seabed mining. È un tentativo di realizzare miniere sui fondali marini. Un'operazione che può mettere a rischio l'intero ecosistema, l'ecosistema dei fondali, con effetti a cascata su tutto l'oceano. Inoltre, le isole di Manus e di Nauru tra il 2013 e il 2019 sono divenute tristemente note per i suicidi, i maltrattamenti perpetrati nei campi di detenzione dove sono stati reclusi per quasi 6 anni centinaia di migranti da Iran, Iraq, Africa. Gente che cercava una nuova vita in Australia. Le parole di un sopravvissuto curdo, Beruz Buchani, valgono più di molti discorsi.
chiaro che ci stanno prendendo in ostaggio. Siamo ostaggi. Ci hanno trasformati in esempi per incutere paura negli altri, per spaventare la gente in modo che non venga in Australia. Lo scopo? Un'estrema degradazione. Soggetti sacrificali della violenza. Siamo un gruppo di esseri umani, normali, rinchiusi semplicemente per aver cercato asilo. In questo contesto, la manipolazione di sentimenti d'odio tra un prigioniero e l'altro potrebbe essere il risultato più grande ottenuto dalla prigione. Mangiare? Dormire? Non fare domande. Non si può comprendere il sistema. Persino le guardie sono all'oscuro. Un prigioniero è un essere umano senza altro conforto che la fratellanza, un fratello a cui confidare le proprie pene. Siamo pipistrelli in una caverna buia che reagiscono alle minime vibrazioni. Ogni detenuto crea dentro di sé una piccola prigione emotiva, al culmine della disperazione e della privazione di ogni diritto civile. Difendersi dalle recinzioni, difendersi dalle guardie della prigione, difendersi dagli altri prigionieri fino alla morte. E il sentimento di libertà, faccia a faccia con lo stupore davanti al cielo sconfinato, la libertà di stare faccia a faccia con le stelle. Carissimi padre Giovanni, padre Carlo, missionari tutti di quella prima spedizione Pime in Oceania, a voi affidiamo queste ingiustizie, queste sofferenze, queste vite. Possiate intercedere per loro, per noi, per tutti. Grazie. La crescita dell'uomo, come quella della natura, gravita dentro. L'atmosfera e il sole la confermano, ma si muove da sola. Ciascuno il suo difficile ideale deve raggiungere da solo, attraverso l'eroismo solitario d'una vita silente. Lo sforzo è l'unica condizione. Pazienza con se stessi, pazienza con le forze contrastanti ed un preciso credo. Stare a guardare è il ministero del suo pubblico, ma l'operazione non è assistita da incoraggiamento alcuno. Queste parole di Emily Dickinson sono state scritte negli stessi anni in cui i primi padri del Pime sbarcavano in Oceania, nelle isole di Rook e Woodlark, terre estreme, incontaminate, che praticamente non avevano mai avuto contatti con il mondo occidentale. Era l'ottobre del 1852. La Dickinson sembra scrivere pensando a loro. Eroismo solitario. Pazienza con se stessi, un preciso credo, incoraggiamento alcuno. La vita dei missionari è scandita da lavoro, preghiera, studio e visita ai villaggi. Il primo obiettivo è incontrare gli indigeni, farsi amare, come scrive Mazzucconi. Per adesso la missione bisogna farla con lo stare sempre con la gente locale e impararne la lingua, poi quando il Signore vorrà, gli parleremo di Lui. I missionari lavorano i campi, coltivano verdure, cereali,
mai visti su quelle isole. Costruiscono in muratura, segano il legno, canalizzano l'acqua di fonte ai villaggi. Aiutano in maniera disinteressata la popolazione durante la siccità, le malattie epidemiche e la fame. Eppure non riescono a far accettare ai locali nulla di nuovo. Soprattutto non riescono a far accettare loro stessi, la loro stessa presenza. Noi siamo migliori dei bianchi perché conosciamo le radici e i sentieri della foresta. Sappiamo come trafiggere un pesce in acqua e come prendere la selvaggina, dove prendere le erbe per guarire le malattie. Abbiamo tutto quello che avete voi e anche di più. Ma noi abbiamo il ferro, risponde il missionario. Ce l'abbiamo anche noi. Ma ve l'abbiamo portato noi. Sì, ma adesso ne abbiamo più di voi. E quindi siamo superiori. Distanza, difficoltà, distorsione della realtà, pregiudizio, paura. Elementi che in tutte le epoche, a tutte le latitudini, impediscono l'incontro. Anche i missionari, con i loro schemi culturali, faticavano a comprendere quel mondo. Era un discorso reciproco. La poligamia, le orge rituali, le dicerie su riti cannibali, la soppressione delle persone con disabilità, le guerre continue tra clan. Il loro giudizio morale era netto. Quelle azioni erano demoniache, barbare. Il buon selvaggio era un mito occidentale fabbricato al tavolo delle idee, ma alla prova dei fatti era falso. Dunque la cosa più difficile per entrambi, missionari da una parte e locali, era proprio riconoscersi gli uni gli altri nella comunità umana. Gli indigeni addirittura credevano che i missionari fossero degli esseri soprannaturali e padre Reina lo testimonia molto bene. Ci domandavano molto sovente se noi venivamo dal cielo. Dubitavano molto se noi eravamo uomini e credevano di farci un gran piacere col dirci che noi, stando a Nurua, diventavamo Kurab, che vuol dire uomo o individuo, ma con la pelle nera come loro, perché mi dicevano i bianchi non erano Kurab, ma un'altra cosa. Ci domandavano pure se noi nascevamo piccoli come loro, se c'erano donne, se morivamo. Ci amavano essi? Io credo di no. Ci temevano essi? Io credo di sì. Per quanto noi non avessimo mai fatto atti da incutere timore e non avessimo in casa che due schioppi, non molto valenti, pure con la loro immaginazione andavano innanzi a numerare e descrivere i cannoni e mille altre diavolerie che noi avevamo in casa. Padre Salerio è ancora più tagliente quando scrive al superiore in Italia, Monsignor Marinoni. È spinoso, o amato superiore, il campo che il Signore ha assegnato ai suoi figli. È pieno di veleno ed è tenuto da sette demoni. Il missionario qui non gode né la fiducia né l'amore, meno ancora il rispetto della popolazione. Non è conosciuto come ministro della religione e sarebbe oggi stesso, dopo 5 anni e 2 mesi di missione, trucidato e scacciato se non offrisse materiali di qualche interesse per i locali. Per lungo tempo, o amato superiore, le invierà ancora i suoi figli a seminare e non a raccogliere, a irrigare con sudore e forse con sangue. E difatti non si sbagliava. Nei primi mesi del 1855 nessuno dei locali va più alla missione. Avendo capito che non c'era più speranza di ottenere del ferro. Incominciano i furti, gli incendi notturni ai raccolti, le aperte minacce e gli insulti. I missionari toccano con mano il fallimento della loro missione. Le loro condizioni di salute peggiorano terribilmente per le febbri malariche, le malattie, la mancanza di medicine e di una adeguata alimentazione. Due di loro, il catechista Corti e lo stesso padre Mazzucconi, sono quasi in fin di vita. Il corpo si è gonfiato all'inverosimile, la pelle comincia a spaccarsi, a coprirsi di piaghe, con dolori indicibili.
i denti diventano neri e gli eccessi di febbre e di delirio si succedono senza tregua. L'unica speranza era la nave, quella pagata e noleggiata dai missionari stessi che una sola volta all'anno li raggiungeva, portando i viveri, la posta e le medicine. Ma la nave quell'anno ritardò di 3 mesi e quando arrivò il 20 gennaio 1855 trovò i missionari in una situazione disastrosa. Mazzucconi e Corti devono lasciare l'isola per recarsi in Australia a ristabilirsi, ordina padre Reina. Il problema è che il capitano della nave, che deve fare numerosi scali commerciali, è indeciso. Non vuole caricare a bordo quei cadaveri ambulanti. Ma Reina insiste e si trova un compromesso. Corti è spacciato, rimarrà sull'isola. Mazzucconi prova ad imbarcarsi per Sydney, dove, dopo qualche mese di cure, riesce a ritrovare la salute e immediatamente desidera tornare dai suoi confratelli nelle isole. Ovviamente non può sapere che il catechista Corti nel frattempo è morto. Non può sapere che da Roma è arrivata la notizia che nessun altro missionario italiano li avrebbe raggiunti, perché quei posti sono pericolosi e non si possono mettere a repentaglio altre vite. Non può sapere, quando sta partendo da Sydney, che i suoi compagni, vista la situazione così disperata, hanno deciso di lasciare almeno momentaneamente le isole e si sono messi in viaggio verso Sydney già da 40 giorni. Purtroppo sbarcheranno in Australia qualche giorno dopo la sua partenza, avvenuta il 18 agosto del 1855. Da quel giorno di padre Giovanni Battista Mazzucconi non si ebbe più nessuna notizia. Del Mazzucconi ancora niente. Ormai una disgrazia pare certa. Tutti convengono che in alto mare è difficile che sia perduto, perché il bastimento era in buono stato. Si sarà perduto su degli scogli dei quali è seminato il mare di Rook e di Woodlark, che rende tanto difficile la navigazione in quelle parti così poco conosciute. Molti bastimenti che già da un mese ritornavano da quelle parti dissero d'aver avuto tempi cattivi. Perdendosi la nave su degli scogli, l'equipaggio facilmente si salva, ma allora nasce il pericolo dalla parte dei naturali, se ve ne sono. In quanto all'isola di Rook, noi siamo tranquilli, perché conosciamo bene le disposizioni loro. In quanto a Woodlark, sarebbero più capaci di un colpo che quelli di Rook. Ma Salerio e Raimondi sostengono che non lo faranno perché Mazzucconi vi è conosciuto e questa è una grande garanzia. In generale è difficilissimo che i naturali uccidano di primo colpo. Si determinano a questo quando i marinai, fatti confidenti, cominciano a far cattiverie. Ma il Mazzucconi conosce benissimo i naturali e sa conciliarsi la loro affezione. Per cui anche da questa parte ci sarebbe da sperare. Così scrivevano all'Italia preoccupati i compagni di Mazzucconi da Sydney, non ricevendo di lui nessuna notizia. Solo diversi mesi dopo, quando riuscirono a organizzare una spedizione alla ricerca del loro confratello, scoprirono per bocca di un indigeno testimone oculare il tragico sviluppo degli eventi. Nella prima quindicina di settembre, la nave su cui viaggia padre Mazzucconi entra nella baia di Woodlark e gli indigeni accorrono numerosi sulla spiaggia. Ma il capitano, poco pratico di quel mare, fa incagliare la nave sulla barriera corallina. Sono in trappola. Gli indigeni decidono di approfittare della situazione per sfogare il loro odio verso i missionari. Numerose canoe si staccano dalla spiaggia e si dirigono verso l'imbarcazione, circondandola. 2 indigeni balzano sulla nave e uno di essi, Aviokar, si dirige deciso verso Mazzucconi con la mano tesa in segno di saluto.
ma improvvisamente estrae una scura da sotto il perizoma e con essa lo colpisce violentemente sul capo. È l'inizio del massacro. Dopo di lui tutti i marinai vengono trucidati e i loro cadaveri gettati in mare. Il costo umano di quella prima spedizione fu altissimo. Su 7 missionari partiti giovani e in buona salute, Corti muore di febbre a Rook, Mazzuconi è ucciso a Woodlark, Reina si ammala gravemente e muore in Italia nel 1861. Tacchini uscì di mente per le fatiche sopportate. Sopravvissero solo in 3. Ambrosoli, che rimane a Sydney e muore nel 1891, Raimondi, che diventa vescovo di Hong Kong, e Carlo Salerio, che torna in Italia nel 1856 e fonda le Suore della Riparazione a Milano. Salerio riporta a Milano dall'Oceania 185 oggetti etnografici. Ci sono utensili domestici, attrezzi di lavoro e di caccia, armi, abiti, ornamenti, strumenti musicali e dipinti. Il Pime li dona in parte al Museo Civico di Milano. Suscitano grande interesse scientifico, ma nel 1943 vengono completamente distrutti dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Dei pochi allora rimasti nella casa dei missionari, questo manufatto è l'unico sopravvissuto. È il primo oggetto della collezione del Museo Popoli e Culture del Pime. La sua capienza, apparentemente relativa, contiene 170 anni di storia missionaria. Ad ascoltarlo bene, sa ancora parlarci di Carlo, della sua vita missionaria e di quel lontano viaggio. Lo strano oggetto era lì, davanti ai suoi occhi. Padre Carlo sapeva bene cosa fosse. Non era altro che un recipiente usato dagli abitanti dell'isola di Woodlark per offrire la loro bevanda di cocco e banane agli ospiti. Questo era tra i più belli, con le sue decorazioni di uccelli e pesci intarsiate nel legno. Eh sì, è proprio di legno. Anche se sembra metallo. I nativi di Woodlark non conoscevano i metalli. Usavano recipienti di legno per tutto. Quante volte i missionari avevano provato a convincere qualcuno degli indigeni a servirsi di un secchio di metallo più resistente, più leggero, più capiente. Niente. Ma sarà stato il caldo, la stanchezza o la febbre che non lo lasciava. Ora, davanti agli occhi di Carlo, non c'era più quell'utensile ormai familiare. C'era
c'era una piccola nave in bania delle onde dell'Oceano Pacifico, alla quale la tempesta aveva strappato via alberi e vele. La stessa nave con cui era giunto dall'altra parte del mondo in quella minuscola isola della Melanesia. Carlo poteva sentire distintamente le urla del vento, dei marinai e quella sensazione di essere trascinato da un momento all'altro in mare. Quel mare che improvvisamente ti spingeva su e giù, su e giù, su. In un attimo sei in alto, come sulle cime dei monti, e un momento dopo nel fondo degli abissi a dormire con i pesci. Quel mare che poi, tornato calmo, ti faceva sentire come un bambino tra le braccia della madre. E allora la nave diventava una culla dalla quale ammirare il cielo notturno confondersi col mare, dando l'illusione di fluttuare tra le stelle e i pianeti. Improvvisamente a Carlo quel pezzo di legno non sembrò più né una nave né una culla, ma un tronco. Un tronco d'albero sospinto sulla spiaggia dalle onde. E Carlo in quel momento si sentì proprio così, come un tronco sballottato sulla sabbia. D'altra parte, era così che gli indigeni chiamarono lui e i suoi compagni appena sbarcati a Woodlark. Loro, i missionari arrivati lì dall'altro capo del mondo, pieni di progetti e speranze, agli occhi dei nativi non erano altro che tronchi sospinti dal mare sulla riva. Carlo ricordava lo sconforto provato inizialmente. Lui, che aveva desiderato partire più di ogni altra cosa, con la ferma volontà di stabilire un contatto con gli abitanti degli ultimi confini della Terra. Lui aveva osservato pazientemente, imparato la lingua dei nativi in un mese, come i suoi predecessori non erano riusciti a fare in un anno. Aveva capito che quello che doveva essere il primo obiettivo della missione, l'evangelizzazione, sarebbe diventato l'ultimo. Prima bisognava conquistare la fiducia dei nativi, diventare uno di loro. Ma prima avrebbe dovuto convincere i suoi superiori a cambiare i metodi usati fino ad allora. E Carlo insisteva: non dobbiamo chiuderci in recinti, dobbiamo vivere in mezzo a loro, spogliarci di tutto quello che ricorda l'Europa, nutrirci dei prodotti dell'isola. Lui, che era il più giovane dei padri, era forse anche il più saggio, ma non il più forte. La febbre lo tormentava, la stessa che ora non gli dava pace. Ma Carlo pensava: passerà. Allora riuscirò a vedere i frutti della nostra missione in questo angolo di mondo. Ora so come fare. Mi sembra già di stare meglio. Provò ad alzarsi, ma non ci riuscì. Era troppo buio. Forse il bagliore che intravedeva non era quello dell'alba, ma quello delle fiaccole del villaggio. No. La luce fioca non era quella dei fuochi di Woodlark. Era una lanterna che si muoveva vorticosamente, roteava intorno a lui. Sono forse ancora su quella nave, in preda alla tempesta del Pacifico, o su un'altra di ritorno in Europa, o forse sto iniziando un nuovo viaggio. La luce finalmente si fermò, abbagliandolo. Ora Carlo era pronto a ripartire per sempre
oltre gli ultimi confini dell'esistenza. A prima vista, un totale fallimento. Non hanno riportato nessun successo, non hanno convertito nessuno. Non hanno costruito né fondato nulla. I missionari provenienti dall'Europa cosiddetta civilizzata resistettero pochi anni in quelle isole dell'Oceania, costretti a ritornare a casa malconci. Eppure, in questa incredibile storia c'è un ultimo segreto. Ce lo ha lasciato proprio lui, il primo martire del Pime, il beato Giovanni Battista Mazzucconi. Da Sydney, il 16 agosto del 1855, 2 giorni prima di partire per quello che sarebbe stato il suo ultimo viaggio, ignaro di andare incontro alla morte, Mazzucconi scrive una lettera al suo superiore in Italia, Monsignor Marinoni. Io non so che cosa Dio mi prepari nel nuovo viaggio che comincia domani. So una cosa sola. So che Egli è buono e mi ama immensamente. Tutto il resto, la calma e la tempesta, il pericolo e la sicurezza, la vita e la morte, non sono che espressioni mutabili e momentanee del caro amore immutabile ed eterno. Parole che hanno sfidato il tempo e ci ricordano che il finale di questa storia, insieme, possiamo ancora scriverlo. E dipende da ciascuno di noi.